Il prezzo di una vita. In questa pagina di Vangelo abbiamo il tradimento di Giuda che, andando dai sommi sacerdoti, chiede una somma di denaro in cambio di Gesù. E c'è la preparazione alla Pasqua organizzata dagli apostoli. Nell'annuncio del tradimento entriamo pienamente nei misteri del triduo pasquale. Dal Vangelo secondo Matteo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Quanto vale una persona? Forse Giuda, dopo l'entusiasmo iniziale, pensa al modo per sistemarsi. Ho mai deluso una persona a me molto cara? Come riuscire a rimediare? Gesù avrebbe certamente perdonato Giuda, ma io? Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Cosa mi aspetto da queste giornate? Mi metto al servizio di Cristo? Ed egli rispose: «Andate in città da un tale, ditegli, il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Quali azioni mi possono preparare alla Pasqua? Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». A tradire Gesù sarà uno dei suoi amici. Quante volte la nostra fede è motivata solo da un tornaconto? Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà». Gesù non fa nomi, ma ci fa riflettere sui nostri piccoli o grandi tradimenti. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Quante domande pensando a Giuda. Forse nel consegnarlo sperava che Gesù si ribellasse, una rivoluzione, un segno dal cielo. Il popolo che in un colpo solo andasse tutto dalla parte di Gesù, tutti in ginocchio ad adorare il nuovo re. Magari una voce dal cielo che avrebbe convinto tutti. Ma Dio ha scelto di perdere tutto per ottenere molto di più. Cosa contempli guardando la croce? Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica l'audio e il commento trovando il link in descrizione. A domani!